Una volta un re fece una festa e c'erano tutte le principesse più belle del regno. Basta. Un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito, ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta. Finalmente un giorno riuscì a incontrarla e ci disse che non poteva più vivere senza di lei. La principessa fu così impressionata dal suo forte sentimento che ci disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tua. Minchia! Subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno e 2 giorni e 10 e poi 20, e ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre lì. Gli uccelli ci cacavano in testa, le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti era diventato tutto secco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi e non poteva trattenerle, che non aveva più la forza neanche di dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Sì, proprio alla fine, Totò. E non mi domandare qual è il significato, io non lo so. Se lo capisci, dimmelo tu. Ora ho capito perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì, bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua, ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. Sarebbe stato terribile. Sarebbe morto. Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo.